sta. Allora, la serata sulla deformazione è abbastanza impegnativa, lo sappiamo. Però se pensiamo un po' ai grandi artisti del passato, ci vengono in mente dei nomi importantissimi, tutti quanti in qualche modo hanno deformato. Deformato vuol dire dare un'interpretazione vistosa, forte. Noi abbiamo già fatto la deformazione ma cromatica, cioè cambiare i colori. Questo è il primo approccio, è facile. Cambiare i colori, tutto sommato, bisogna semplicemente immaginarli diversi. Sulla deformazione, quindi la deformazione riguarda il disegno, la forma dell'oggetto che stiamo dipingendo, è decisamente più difficile. Perché? Perché bisogna lavorare ancora più di immaginazione. Qui parto da lontano. È il greco, famoso per aver allungato i suoi volti, proprio lunghissimi. Tutto, se pensiamo a tutta la storia antica, medievale, ma anche rinascimentale, le figure non erano animali, perché tutte lunghe, delicate. La maggior parte era una deformazione che migliorava, che abbelliva, che rendeva, visto che il committente era la Chiesa, la donna un ideale impossibile da raggiungere. Per cui la deformazione non è che sia una novità, c'è sempre stata. Adesso facciamo ancora un altro del greco, come ve lo ricordate il greco? Sì, dai. Ma il più famoso, quello che ci viene in mente proprio veloce, è Modigliani. Il collo lungo, ma non solo il collo, ma anche il naso molto lungo, stilizzare i lineamenti, che in realtà dà molto carattere espressivo al volto. Togliendo tanto se ne dà di più, un po' quello che succede con le sculture antiche. L'arte antica, l'arte degli egizi, ma anche quella greca, dove non ci sono gli occhi, dove le statue sembrano impassibili, con una giusta luce sono molto più espressive di un ritratto normale, di una fotografia, ma molto di più. Ti lasciano uno spazio immaginativo ampissimo, e questo altrettanto, anche il fatto di avere un occhio su un occhio no, perfetto. E chi è che l'aveva visto con il quadro di Luigi? Ah, la Vigliana che non c'è. Quel quadro che ce l'ha di Luigi con la ragazza, quando l'aveva dipinto aveva fatto un solo occhio, era decisamente più espressivo che con il secondo di occhio. E scatta un meccanismo dentro nella nostra testa, per noi che abbiamo comunque un'attenzione visiva all'arte un pochettino più evoluta, scatta un processo nella testa di completamento, di immaginazione di quello che manca. Per cui in realtà per deformare l'ideale è fare di meno, è fare qualcosa che abbia una forma diversa, stilizzata, un po' deformata, ma soprattutto fare di meno. Più arricchiamo, più ci avviciniamo alla fotografia, al realismo. Più togliamo e più lo stilizziamo. Stilizzare va a braccetto con anche la deformazione. Guarda che bella questa qua. Quindi la deformazione anche che abbellisce, perché questa sicuramente ha una delicatezza, una femminilità probabilmente superiore a quella che aveva la persona in vita, viva. Questa era anche la sua compagna, tra l'altro. E semplicemente, se vedete, guarda che c'è niente, eh? Occhi, naso e bocca. Vedete, con il poco. Però molto così è assolutamente una maschera africana, come proporzione non c'è, non è realistico. Eppure, forse perché noi siamo anche un pochino abituati a vederle, quindi oramai dentro nella nostra testa c'è. Se fosse normale, se fosse grande così, davvero avrebbe una banalità. Così non lo è. Questo è il compagno di Atelier di Modigliani, che la nostra francese ci aiuta a pronunciare. Soutine, come si pronuncia? Soutine. Ma non è francese, ah, no, è Soutine. Russo. Soutine. Ecco, appena in tempo. Quindi Soutine, che condivideva l'atelier di Modigliani, anche lui era uno che deformava parecchio. Ma guardate la differenza tra... Qui astrae la figura, la rende un'immagine idilliaca, impossibile da raggiungere, di grande femminilità. A parte il soggetto che non è un ragazzo, ma ci sono anche delle donne. Che differenza nella deformazione? Perché questa deformazione così diversa? Beh, chiaramente c'è anche un segno molto diverso. C'è una pennellata dura, grossa, grossolana, ma sgangherata. Questo deforma in maniera deformante. Se quell'altro stilizza, se vogliamo dire così, quindi allunga e assottiglia la donna per farla diventare un angelo, questo qua è molto terra-terra, è molto terrena la sua deformazione, però deforma alla fine. E cosa possiamo immaginare? Beh, sicuramente sono due temperamenti diversi. Modigliani era comunque una persona di modi, di spirito, di sensibilità fine, e questo probabilmente era un uomo di temperamento complicato, uno con dentro un sacco di incendi dentro nella pancia, che gli davano una pittura, un segno molto molto agitato. Infatti lo vedremo anche con il paesaggio, è un uomo in tempesta qua dentro. Quell'altro
Sanguigno. Anche sanguigno sicuramente, anche alcolizzato, ma anche quell'altro era alcolizzato, probabilmente la sbornia dava due direzioni diverse. Loro utilizzavano, questa dice la storia, utilizzavano tutti. Nel periodo boemiano utilizzavano e l'assenzio e l'alcol e quello che vuoi, o forse anche qualche embrione di droga, per che cosa? Per staccarsi da terra, che vuol dire staccarsi dal disegno, dalla verosimiglianza, dalla tradizione pittorica del passato. Tentavano di andare oltre e ogni mezzo era utile, ma anche pensate ai musicisti, a quanti musicisti jazz negli anni 50 si drogavano. Certo, non è che sia promossa questa cosa, facciamolo tutti, ma era un tentativo non solo per strabordare come Gonzoviglio, ma era un modo per liberare la creatività, liberare i vincoli che la creatività subisce dalla tecnica, dal rigore musicale, da quello che è suonare uno strumento, da quello che è un disegno che abbia le sue proporzioni. Non è così facile mantenere l'equilibrio e andare oltre. Allora è facile andare oltre attraverso dei mezzi esterni. Quindi questi erano sempre pieni di alcol. Evidentemente questo tira fuori, probabilmente questa aveva la sbornia cattiva, quell'altro invece sorrideva, lo dico io, però evidentemente sono troppo diversi nell'animo per non notare questa cosa. Altro grande deformatore, Esciul Giacometti, che oltre che scultore è anche pittore, e qui guardate qua, grandissimo, con questa testina piccolina, in uno spazio grande, per cui lui fa sempre delle persone che sembrano in qualche modo soccombere all'ambiente, al mondo, a tutto. Le sue figure sono famose queste, dove quest'uomo è fragile, è fine, sottile, è l'uomo moderno di quel tempo, ma in qualche modo schiacciato, reso sempre più sottile, più invisibile, più fragile dagli eventi, perché lui si sentiva così ovviamente. Cioè, vedete le foto di Giacometti, lo vedete che è una persona, per quanto tutto col cappellone, tutto così, però... Sì. No, non che non c'è niente, fragile, da una sensibilità talmente... No, le persone erano una persona... Molto magra, questo è vero, ma non è un autoritratto, che proprio la sua sensibilità portava a far sentire tutto così sottile, così stretto, bene, che non c'era spazio per fare un respiro profondo. Sì. Ecco. Ok, ciao. Splendido. Questa è una esagerata deformazione. Eppure ne cogliamo espressività, anzi, molto di più. Mettiamo qua la Venere di Milo, e questo non c'è paragone. Forse perché siamo moderni, quindi d'accordo, abbiamo una sensibilità educata a questo, ma c'è nella stilizzazione con un gusto, con sentimento, c'è sicuramente tanto. Tutte queste lezioni, come vi rendete conto, sono tutte nella stessa direzione, una volta con la sintesi, una volta col colore, una volta con questo, una volta con la spada, tutto per cercare di uscire dal vincolo del disegno, della verosimiglianza, della fotografia. Questo è Oscar, Kokoschka, anche questo, guarda, spalle piccole, testone, sicuramente non era così, ma probabilmente era anche lui spaventato, guardate che faccia terribile. E questa deformazione anche nel fisico lo rende ancora più vulnerabile, ancora più spaventato. Questa è una linea, ovvero filtrato, è un espressionista tedesco, è vero che c'era la guerra, però ammazza, che deformazione, testone, certo, ma che dolore che c'è dentro. E ancora una volta semplificando, solo con il contorno, con il disegno. Quindi stasera, quando farete qualsiasi cosa che si tratti di volto, o dopo vediamo anche i paesaggi, la prima regola è semplificare, perché per dare effetto a quello che si fa bisogna fare poco. Più facciamo, più gli effetti si complicano, si confondono e si portano via importanza. Più siamo puliti e semplici, più quel poco che si fa o è un disastro o è molto bello, cioè si vede bene. Quindi cerchiamo di essere semplici. Vabbè, questo è proprio un esempio ideale per essere semplici, perché è una figura piena di una immagine piena di figure. Questo è un pittore di Codogno che andremo a vedere il mese prossimo. L'ho preso perché è una macchietta così, una figura molto più risollevante rispetto al quadro di prima. Anche qui, guardate le mani, saranno mica proporzionate. Questi uomini con le gambe grosse, le braccia grosse, le mani grosse e le teste piccole ci rimandano un po' a quelle povere persone che sono grandi lavoratori e che un po' semplici, no? Sembrano una caricatura. Ma sono caricature, sono evidentemente caricature. E la deformazione porta però a dare anche questi significati. Sono stilizzati e caricaturali. Sai, anche bruttina, se vogliamo, come volto. Sì, però ma è anche questo, cioè, se possiamo pensare che questa è una misura di naso normale, proprio non ci siamo, perché è due volte il volto, è troppo grande. Sutherland si chiama questo autore. Sutherland con la TH, inglese.
Quindi anche questo qua veramente non ha reso complicato il voto. Anche una volta, stesura della faccia, un po' di colore sulle labbra, sulle gote e il contorno. Anche cromaticamente molto efficace. Questo chi è? Longaretti. Longaretti non è che deforma tanto, è come se tutte le sue figure hanno in qualche modo sono allungate un po'. Pensate ai viandanti, ai giocolieri, alle persone di circo. Non hai presente. Cioè, un po'. Questo è il più deforme perché addirittura è anche in diagonale, cioè va addirittura fuori. È un urlo, uno spavento e. Strano. Uno stremisi. Sembra una mamma con un stremino. È una. Guarda, pensate all'urlo di mucche, questo. Guardate che anche qui che delicatezza. Questo è un uomo delicato, si vede. Un uomo dallo spirito fine, anche quando fa un urlo, è un urlo che non ti spaventa, quell'altro ti spaventa. Veramente perché è duro, segnato, è doloroso, questo non è doloroso, è proprio più uno spaventa. Che bello! Questo è Vitali, quindi andiamo sempre più verso il contemporaneo. Vitali. E Vitali è chiaro che va, è sulla linea di confine tra la caricatura, il ritratto e la deformazione, viene utilizzata per caratterizzare il personaggio. Il personaggio. Questo lo chiudo in una scatola, questo cos'è? Mi pare che sia il sacrestano questo qua, no? Sì, il sacrestano di il paese sopra di no, di un altro paese, comunque. Questo è il macellaio. Allora, sono due ritratti uguali, eh. Guarda, questa testa qua non ha una forma normale, perché come fa a avere un'orecchia così grande e tra l'occhio e l'orecchio c'è un centimetro sì e no. Cioè la testa cortissima nel senso della larghezza. È come se in qualche modo lo volesse far sembrare stupido, magari lo era anche, non lo sappiamo, però caratterizza e dagli una non ti fa neanche guardare, sembra proprio perso nel suo mondo, il suo mondo è quello lì e lui e l'animale si confondono, diventano un tutt'uno. Quindi la deformazione gli aiuta per farci immaginare questa cosa, magari voi immaginate una cosa ancora diversa, ma certo facendolo normale non ci dava questo effetto. Questo è il sacrestano di pastore, ho sbagliato. Questo è il sacrestano, però lei c'era un prete, c'era la camicia di scalino. Sì, questo non è molto deforme, è già la sua pennellata che volontariamente deforma. Ma no, ma ci sta una persona anziana, guarda che aumenta le orecchie quando si va fuori. E quindi già la sua pennellata deforma la faccia. Quindi questo è quasi più lo stile che porta alla deformazione che non una scelta volontaria. Ma sappiamo che lui spesso deforma. Questo mi spiace, non so l'autore, però è molto bello. Anche qui guardate che bello, semplice, monotono. Con un solo colore, solo un grande contorno. La parte in ombra. Sembra di vedere quei... È un pittore contemporaneo, questo lo so per certo, però sembra di vedere i primi del Novecento con... No, Fiume, Matisse, siamo sulle odalische di quei due qua. Ma certo come proporzioni non ci siamo, per cui stasera non dobbiamo preoccuparci delle proporzioni, almeno una volta. Così avete l'occasione di dire, non mi puoi dire niente stavolta. Questo è Salvadori, anche lui che pur quanto che delicato è, questa faccia è mica normale. Cioè non ha le proporzioni di un volto normale, anche lui la allunga e allungandola diventa delicatissima, diventa magari pure orientale e magari era di Bergamo, perché lui era di Bergamo. E quindi l'allungare, lo stilizzare ci porta in altri luoghi con l'immaginazione. Questo, Cazzaniga di Monza, non di Rocco, che fa i jazzisti e poi i paesaggi. Che qui lo strumento, che è il ritratto, è vero, lo strumento diventa una deformazione anche quella, perché dà tutto qui e il povero uomo è in fondo. Le mani. Mani e strumento, come se non ci fosse altro, no, personale, ma è quello che a lui interessa su questo lavoro, tutto lo strumento col suo virtuosismo di mani. Lo spirito dello strumento. E qui ancora una volta è un po' come... anche per Giacometti sui primi disegni è più un segno che deforma, questo non è più di tanto deformato, è talmente stilizzato e buttato velocemente che diventa poi una forma altra. Un pianista? Sì, ma poi lui per esempio questa cosa qua dice cos'è sta roba per un pianista? A lui spesso, adesso questo non te lo so dire con certezza, ma spesso sovrappone i musicisti, perché magari fa e il piatto di un batterista e poi dietro ci mette la chitarra. Infatti, per cui crea dei livelli di musicisti diversi. È molto enigmatico, tanto il contrario nel paesaggio. Il paesaggio è abbastanza classico e le ninfe, i girasoli, il gelsomino, tutti molto belli ma molto ottocenteschi.
qua è un mondo totalmente diverso. Ci sono alcuni addirittura dove non si capisce niente, cioè sei lì che ci guardi per 10 minuti e vedi, senti l'atmosfera del night, di notte, con la musica, ma non capisci chi c'è dentro. Questo è un altro, pensate vero di capire, anche qui, sì certo si vede il trombettista, si intuisce qualcosa, c'è forse anche il pubblico, chi lo sa, però si vede l'atmosfera, si sente il fumo che una volta si poteva fumare nei locali, nei locali notturni, insomma c'è questo sentore degli anni 60, 50-60, questo signore adesso ha 80 anni, questo pittore, un altro che deformava la manetta, ma involontariamente, il Van Gogh. Questo qui tutto che ondeggia, tutto che si muove. Pensate anche al suo autoritratto blu, che è tutto con queste righe così. Chiaro che questo segno è parte del suo tormento, del suo groviglio. E quindi tutto quanto qua, non sta mica fermo questo paesaggio, si muove in continuazione. Lo guardi e cominci da un po' a avere l'andamento lento anche tu. Ma voi, quando vedete queste cose, provate a immaginare la normale. Fatto normale, che brutto che sarebbe. Noi ci siamo talmente abituati che lo troviamo questo normale. Ma siccome noi dipingiamo invece in maniera un po' troppo normale, ecco, se noi confrontiamo il nostro lavoro con questo è chiaro che perdiamo sempre. No. E invece stasera dobbiamo pareggiare almeno, non dico vincere, ma almeno pareggiare. Almeno pareggiare, perché vuol dire che abbiamo osato talmente tanto che abbiamo rotto un po' con la routine, perché queste serate sono proprio apposta per portare più alta l'asticella, per tentare di fare un salto che di solito non facciamo, al massimo ci cade sul materasso, cioè buttiamo via il quadro al massimo, però abbiamo osato, abbiamo provato ad andare oltre il nostro standard. Questo è Maurice de Blaming, pronuncia? No. Corretta? Ma perché non è francese? È belga, vero? È fiammingo. Comunque adesso inizia una serie di paesaggi. Anche questo non si può dire che sia verosimigliante, voglio dire. Non tanto per i colori, questo è il periodo Fauve, dove i colori andavano tutti saturi, ma anche sta barca, voglio dire, con un cannone così grosso, mamma mia, non so, io non so neanche se è possibile. La casa, tutta storta. Quindi qui è chiaro che prevale il colore e il segno, ma anche nella forma non è che ci stiamo dentro tanto bene. Questo è splendido. Questo è vitale anche nel paesaggio, è bravissimo. Qui è talmente tanta la sintesi che diventa deformante, cioè talmente veloce lui nel pennello che queste case sono storte, deformate, proprio perché non sta a farle bene, non perché le vuole rendere sgangherate. Dopo vedremo su Tim come sganghera volontariamente le cose. Lui è talmente rapido, è sciolto e veloce che alla fine diventano storte ed è quello che spesso consiglio a chi va molto piano che non riesce prudentemente ad andare in là nel disegno, nel momento che va veloce per forza che qualche pezzo gli scappa di mano, è quello il punto. È chiaro che quando scappa di mano un pezzo del disegno a uno bravo viene fuori una cosa del genere, quando scappa di mano a uno meno bravo può venire anche un disastro, ma noi siamo qua per sperimentare i disastri, per provare, per permetterci di fare un disastro. Questo è un pittore di Codogno che ancora dobbiamo vedere, niente di straordinario, siamo ancora a 800 qua, sì. Però queste case si muovono, il paesello, pur non mettendo le persone, è vivo, vissuto e vivo. Se fossero dritte le righe sarebbe una scenografia da Disney World. Quindi, guardate le righe, non c'è una riga che sta insieme, non c'è una riga, tutto morbido, tutto che si muove. Questo è sottile, questo veramente è... senza equilibrio. Terremoto. Questo vaneggia terremoto? Ma no, terremoto di dentro, certo, emotivo, questo è un disequilibrio emozionale, cerebrale, forse dovuto all'alcol, che ne sappiamo. È sclerato. Questo è veramente tosto, per cui qua sarà difficile farlo se non proprio giochiamo di fantasia. Lui certo non giocava di fantasia, qui era così, lui è così, quindi povero per lui che aveva veramente questo senso della realtà diverso. Però noi prendiamo sempre spunto il confronto tra il nostro paesiello e questo. Quanta strada abbiamo da percorrere per uscire dalla regola? Abbiamo una deformazione anche giocosa, anche giovanile, anche rasserenante. Questo è il vincitore del Premio della Zorza di qualche edizione fa, non mi ricordo il nome, il pittore di Verona. Questo deforma perché le piante rotonde, queste cose così, insomma, sono abbastanza stilizzate. Non si può dire che sia realistico, è comunque un po' deformato, anche nei colori. E quindi non c'è solo la deformazione truce degli espressionisti o di Bacon, che dopo vediamo, o di Giacometti, che hanno sempre sotto un bagaglio di tristezza e di tormento. C'è anche una deformazione giocosa, ma anche l'odalisca di prima era positiva, era sana, con quel verde di faccia, con quel giallo e verde, era un gioco di colori, non aveva niente di truce.
Quindi non pensiamo di dover per forza essere truci per fare la deformazione, no? Perché anche Modigliani non mi sembra che sia così truce. Ma per esempio quei paesaggi, quelli che hai fatto con le palle... Sì, però non sono, cioè, a parte la palla non c'è tanta deformazione. No, io infatti non li ho presi ad esempio perché sono troppo ancora costruiti. No. Questo è Condom, l'inventore del... No, Condom è... Battutaccia. È un pittore che ha abitato tutta la sua vita alle porte di Milano. Di Milano. Che poi è diventato astrattista, però nel paesaggio aveva questa caratteristica, questo chiaramente la piazza San Marco, mamma mia, non c'è nessuna corrispondenza di proporzione, c'è molto forte il segno. Però si vede che piazza San Marco. È magico, ha una sensazione di magia questo posto. Adesso non c'è sul cartello piazza San Marco. E perché tu non ci sei mai stata per quello. Ultimo, ma non per ultimo, per chi volesse fare anche i fiori, guardate che bello, anche questo è super delicato. Molto molto bello, con questo taglio verso l'alto e anche verso il basso, tutto vaso praticamente, ma è una stilizzazione molto graziosa dei fiori. Sì, proprio finisce così, drasticamente, anche questo è un concorrente di un prima dalla zonda. Ma certo, ma guardalo dal punto di vista opposto, tu dagli il pavimento col tavolino, finisce di fiori e diventa classico. No, scusami. Voglio dire, sembra che... Cioè, magari ma no, i fiori sono tutti raccolti là, è come il jazzista che l'ha nell'angolino e c'è tutto lo strumento, e qui ha fatto più vaso che non fiore, ha fatto più donna che non prato, ma il taglio è proprio quello che lo rende moderno, perché poi non è che abbia una pittura così originale, ma è il taglio quello che gli dà la modernità. Tu immagino al contrario, ti sembra di vedere Manet appena più piatto, Quindi, raccogliamo le idee, cercate di... Scusa, Bottero non è un... Oh, è vero, ho preso Bottero, però non è simpatico. No, ma al di là delle sue simpatiche. Così, perché è un po' le donne ciccio. Ho capito, però... E sai perché io ho messo dentro anche i bacon, non l'avevo mica visto. Appunto. Ma perché fa molto? Sì, è finito. Vabbè, perché siamo anche un po' in ritardo, sono un quarto. Come bacon? È sparito bacon. Bacon avete presente, quelle figure che sono un po' tra cubismo però morbido, sdoppiate, deformanti con una specie di urlo. Anche lui aveva un sacco di problemi, per cui la sua deformazione è carica di significati che non sono i nostri. Io punterei più su questo, su Modigliano, ritratto, su Modigliano, su questi, perché hanno una deformazione che ci appartiene di più, cioè giocosa. Quindi giochiamo. L'unica cosa che dobbiamo tenere presente è che non dobbiamo, possiamo fare niente di normale. Dobbiamo niente di fare che abbiamo già visto. Ognuno di noi deve... No, perché l'invenzione... Io voglio vedere il volo dalla partenza dove arrivi. Perché inventare abbiamo già fatto con l'informale, non serve. Adesso serve invece capire il volo che ognuno di voi riesce a prendere dalla natura, dalla verità, dalla realtà, a qualcosa di diverso. Anche questi mica l'hanno inventate le cose. Tutti quanti avevano davanti il modello, eppure lo trasfiguravano. Per cui il vero esercizio è quello, avere davanti la verità e farne un'altra di verità, la vostra. Quindi osate, 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 che sembra una canzone. Siete pronti? Tutti schiattati. Bene, andiamo a cominciare. No, aspettate.